bonifica e riconversione del polo petrolchimico nella prospettiva di un parco scientifico tecnologico come possibile sviluppo della nostra provincia. Questo in sintesi il tema discusso ieri sera all'Auditorium Monteverdi di Via Conciliazione. Ad organizzare l'evento Ambiente e Sviluppo, che ha riunito politici della città e associazioni ambientaliste per la serata conclusiva del percorso che ha portato alla stesura del progetto. Bonificare e contemporaneamente riconvertire, è davvero possibile? Noi in questo modo potremmo, a spese molto contenute, mettere in atto un processo di crescita e oltre che di riconversione. Perché in sostanza il nostro governo oggi sta parlando di detassare il lavoro, ma secondo me sarebbe opportuno contemporaneamente iniziare a detassare le aziende nuove che si possono insediare in un parco tecnologico come il nostro, che sarebbe ecocompatibile, che metterebbe in moto nuove aziende e così nuovi posti di lavoro. Noi questo modello, su istanza del professor Aldo Bonomi, che tutti lo conoscono, il quale ha detto che il nostro modello, lui lo vede come un modello nazionale, e quindi realizzabile. Io aggiungo che per essere realizzabile nazionale deve avere un supporto di iniziative finanziarie e fiscali, e solo così anche l'Europa si disporrebbe ad appoggiarlo. E questo che sia possibile lo dimostra l'interesse di tutti i partiti. Quando mai ha visto che tutti i partiti entrassero in una stanza a parlare di guai? Vuol dire una grave emergenza, vuol dire che siamo proprio nei guai. Una consegna delle chiavi simbolica, quindi, di un progetto che grazie a un'apposita commissione creata ad hoc potrà andare avanti, ma ora la palla passa alle istituzioni e alla politica. Da questo potrebbe quindi anche partire il rilancio della nostra città. Il centro di questo progetto di recupero dell'economia di tutta la nostra provincia ci deve essere questo, anche perché tocca altri comuni, anche perché le imprese inquinanti sono un elemento di grave freno economico, perché hanno condizionato tutta l'economia mantovana in tutte le sue manifestazioni. E questo elemento di freno, purtroppo, non è che lo facciano di proposito, è che la difesa della loro posizione ha determinato questo è un problema che è stato già studiato da numerose università italiane. Fine di un'era, quindi, basta investire in aziende di questo tipo, ma per fare ciò è necessario fare anche un cambio radicale di mentalità. Il fatto che queste aziende, che hanno generato queste criticità, ricordiamoci che negli anni passati è andato sviluppo, ci hanno fatto uscire dalla povertà, dall'agricoltura che non dava risposte sufficienti a una vita civile, e quindi vedevamo queste cose come il futuro. Abbiamo capito che non è così, non abbiamo saputo convertire come in altre aree del nord Italia, del nord Europa è stato fatto 30 anni fa, con la legislazione, con interventi delle imprese per migliorare, per rispondere e dare risposta, tant'è che abbiamo 57 SIM. Questa è la strada che secondo Ambiente e Sviluppo può portare fuori da questo momento critico per l'economia mantovana italiana. Noi in questo caso qui dobbiamo necessariamente camminare su questo percorso, perché è l'unico possibile che ci può portare fuori, per dare inizio a quel recupero dell'economia, perché noi stiamo perdendo posti di lavoro, imprese e posti di lavoro qui, e qual è il modo per poterli recuperare se non rimettendo in piedi le imprese che danno posti di lavoro? È un modo che non richieda grandi risorse, perché detassare le aziende che non ci sono all'inizio non costa molto. Quindi è una partenza che è la meno onerosa per dare un processo, per dare un senso a un recupero, a un inizio di una ripresa.